Allora, mi chiamo Maria Iacomini, sono docente all'Accademia di Belle Arti di Foggia e di Roma e in particolare insegno arte terapia, che è una disciplina che si sta affermando, diciamo, in questo ultimo periodo, soprattutto anche nella formazione, proprio perché si è scoperta l'importanza dell'utilizzo delle potenzialità artistiche all'interno di tutti gli ambienti culturali e sociali, ma soprattutto appunto all'interno delle attività che si occupano di disabilità. Questo perché appunto le persone con disabilità sono persone che in qualche modo utilizzano molto di più di tutti gli altri la risorsa creativa e quindi la sviluppano maggiormente. Sono capaci quindi di esprimere in maniera estremamente efficace e diretta attraverso le potenzialità artistiche, quindi utilizzando anche delle strategie molto autonome, autentiche e originali che arrivano in maniera assolutamente veloce al cuore di tutti quanti. Questa esperienza, appunto come commissario di questo gruppo che appunto è stato incaricato di selezionare delle immagini che poi saranno poi riprodotte nei biglietti che presto verranno messi in distribuzione, che effetto le ha fatto? Allora, per me è stato un onore perché appunto l'idea che ci possa essere una valorizzazione finalmente, insomma, di questa creatività irregolare, se vogliamo, così come viene chiamata comunemente nel mondo dell'arte, l'ho sposata subito e sono, diciamo, mi sono precipitata a partecipare, anche se chiaramente nell'ambito dell'arte terapia io non uso fare una selezione, quindi questa è stata la parte più difficile perché ognuno di questi disegni praticamente esprimeva molto di più, no, di un'immagine in sé. E quindi si coglieva l'intensità, il vissuto, un messaggio, e quindi doverne selezionare alcuni tra i tanti è stato molto Cos'è che l'ha complicato. colpita? Cioè, la prima cosa che lei può dirci oggi, appunto, che le è rimasta impressa di queste espressioni? Ma ce ne stanno alcune che sono veramente autentiche, originali, non perché le altre non lo siano, ma dipende anche un po' dai percorsi che le varie associazioni fanno fare o dagli strumenti che possono mettere in atto, no? Quindi alcuni di questi disegni proprio hanno una musica propria che penso che arrivi, insomma, all'orecchio di molti e spero che appunto portino una gran fortuna non solo a chi vince la lotteria, ma anche a loro, e spero che appunto questa cosa possa portare a loro dei grandi benefici. La ringrazio.